È l'ultimo appuntamento di una giornata intensissima per Francesco, dal centro alla terra dei Mapuche, per tornare poi al cuore di Santiago, nell'Ateneo che ha formato intere generazioni di cattolici cileni e che compie un anniversario tondo, 130 anni. Quasi 2.500 persone divise tra saloni, cortile e patio, docenti, intellettuali, studenti dell'istituzione specchio della società cilena, in cui ha studiato quel padre Hurtado che già profetizzava negli anni 50 la necessità di progredire in comunità per fare del Cile un paese democratico. La convivenza nazionale è possibile solo se diamo avvio a processi educativi trasformatori, inclusivi e di convivenza, afferma il Papa nel suo discorso, che pone l'obiettivo dell'alfabetizzazione integrale, vale a dire un'educazione capace di armonizzare cuore, testa e mani. Parla di una società liquida e leggera, Francesco, della nuvola dove tutto si volatilizza e perde consistenza, diventata nuovo punto d'incontro, causa della perdita anche dello spazio pubblico. Tutte sfide che un'università cattolica deve affrontare. Il conoscimento sempre deve sentirsi al servizio della vita. Anche il sapere deve mettersi al servizio, generando un'interazione tra le aule e la sapienza dei popoli, tra rigore scientifico e intuizione popolare. Non solo biblioteche, lezioni per gli studenti, ma anche partecipazione ai bisogni e alle urgenze della società. Una cultura senza memoria non può costruire la nazione, avverte il Papa. Senza il noi di un popolo e del futuro, la vita sarà sempre più frammentata, conflittuale e violenta. E nell'università, simbolo di eccellenza e qualità, ma inevitabilmente segnata anche dal classismo della società cilena, Francesco invita a superare ogni logica antagonistica ed elitaria del sapere per essere vero laboratorio del paese.